Però anche vivere in queste condizioni, mi pare all'inizio una delle intervistate diceva: io se chiedo un prestito in banca, ma chi me lo dà? Non c'è dubbio. E questo vuol dire bloccare tutto il sistema economico del paese e quindi, diciamo, una situazione che aggrava ancora di più la disoccupazione, non essendoci più tutto quel tessuto lavorativo che può inserirsi nell'acquisto di case, nella spesa che fa un cittadino ed altro. È proprio per questo però che contesto la politica degli 80 euro. La contesto fortemente. Perché è chiaro che è molto più semplice e immediatamente appagante per chi lo fa, ovvero il Presidente del Consiglio Renzi che doveva avere la tornata alle europee, dare velocemente gli 80 euro. Intanto bisogna ricordare che quegli 80 euro non sono gratis per i cittadini di questo paese. Quei 10 miliardi di euro che venivano ricordati Sì. non è che li ha messi Renzi di tasca sua, sono le tasse che pagano i cittadini di questo paese, che sia ben chiaro. Ma oltretutto, se noi continuiamo ad andare nella politica che deve avere il riscontro immediato per le successive elezioni e quindi garantire uno o più poltrone a qualcuno, vuol dire continuare a far fallire il paese. Noi dobbiamo avere il respiro un po' Però più ci volevo dire lungo. una cosa senza ipocrisia, Con la colpa di politica ha tutti, sempre ma fatto non c'è così, dubbio. Guarda, non guardi, è ma un... guardi, ho preso l'esempio degli 80 euro, senza voler dire che Renzi è l'unico che ha fatto così, anzi, figuriamoci, è Sì. stato un errore della politica in generale, altrimenti se fosse solo stato Renzi, in questo momento saremmo molto meglio, perché sarebbe stato solo un problema Renzi, ma in realtà è stata la politica di questo paese che si è comportata in questo modo. E quindi noi dobbiamo incominciare a mettere in campo delle misure che siano strutturali. Decidere dove intervenire. Io sono convinto che, per esempio, la pressione fiscale è uno di quei temi che sono cruciali nel nostro paese. Io faccio sempre l'esempio: se oggi io vivo a Trieste, se nella mia città apre o già esiste un'impresa, paga il 68,3% di total tax rate, pressione Sì, fiscale sì, sì. complessiva. In Slovenia, non in Cina o in India, 12. in A pochi Slovenia, chilometri, il diciamo, da Trieste. 34%, l'esatta metà. C'è qualcosa che non funziona. Alle Ma stesse questo è un regole dell'Unione problema. Europea. C'è qualcosa che non Che funziona. abbiamo un debito pubblico che è Sì. arrivato alle stelle, vedi come si 2200 fa. e passa Però le miliardi. ricordo Che da quando sono iniziate le misure dell'austerità, da è molto in poi, è aumentato aumentato il debito pubblico. clamorosamente. Quindi è una visione miope. Se io non faccio investimenti, non avrò nemmeno quella crescita Allora, necessaria perché quel debito pubblico venga pagato. E per quello contrasto, scusi, contesto sì. le politiche europee. Bisogna avere. Se io ho un'impresa e faccio debito per un investimento, è un'operazione virtuosa. Se faccio debito per sprecare, no, È questo è ovvio. chiaro. Ma voglio Però dire, serve a far debito per arrivo, aspetti, investire. devo seguire abbastanza.